Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su Through the Looking Glass. Oggi sono qui per parlarvi di un'altra classifica, la classifica dei film col maggior incasso nel mondo in tutta la storia. Pronti? Via! Al decimo posto troviamo il film che aveva vinto la classifica dei film d'animazione col maggior incasso della storia. Sto parlando di Frozen 2, film del 2019 che ha incassato 1 miliardo 450 milioni 26.933 dollari. Al nono posto troviamo Fast and Furious 7, film del 2015 che ha incassato 1 miliardo 515 milioni 48.151 dollari. All'ottavo posto troviamo The Avengers e non sarà l'unico film della Marvel presente in questa classifica. Film del 2012 che ha incassato 1 miliardo 518 milioni 815 515 dollari. Al settimo posto ecco Il Re Leone, film del 2019 che ha incassato 1 miliardo 656 milioni 963 790 dollari. Al sesto posto il tanto bistrattato Jurassic World, film diretto da Colin Trevorrow nel 2015 che ha incassato 1 miliardo 670 milioni 401 444 dollari. Bello o brutto, il richiamo di Jurassic Park era stato troppo forte. Al quinto posto un altro film della Marvel, Avengers Infinity War, film del 2018 che ha incassato 2 miliardi 48 milioni 359 754 dollari. In quarta posizione troviamo un film diretto da J.J. Abrams. Esatto, sto parlando di Star Wars, Il risveglio della forza. Anche questo film piaciuto e non piaciuto. A me sinceramente non è che mi avesse esaltato più di tanto. Comunque, film del 2015 che ha incassato 2 miliardi 68 milioni 224 mila e 36 dollari. E adesso arriviamo sul podio, ragazzi. In terza e in seconda posizione ci sono due film di James Cameron. In terza posizione troviamo Titanic del 1997, che ha incassato 2 miliardi 195 milioni 169 mila 869 dollari. E in seconda posizione ecco Avatar, film del 2009 che ha incassato 2 miliardi 790 milioni 439 mila 92 dollari. E in prima posizione, ragazzi? Esatto, un film della Marvel, Avengers Endgame. Film del 2019 che ha incassato ben 2 miliardi 797 milioni 800 mila e 564 dollari. Che dire, la Marvel ha dato proprio vita a una gallina dalle uova d'oro. Siete d'accordo o meno con questa classifica, ragazzi, che rispecchia poi i gusti di tutti noi a livello mondiale? Prima di lasciarvi però vi faccio vedere anche la classifica tenendo conto dell'inflazione. Sì, perché tenendo conto dell'inflazione, questa classifica cambia radicalmente. In decima posizione troviamo Star Wars Il risveglio della forza. Al nono posto il Dottor Zivago, film del 1965 diretto da David Lean, che ha incassato, sempre in rapporto con l'inflazione, 2 miliardi e 233 milioni. All'ottavo posto i 10 comandamenti, film di Cecil DeMille del 1956, che tenendo conto dell'inflazione ha incassato 2 miliardi e 356 milioni di dollari. Al settimo posto un film del 1982 diretto da Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, con un incasso di 2 miliardi e 489 milioni di dollari. Al sesto posto invece Tutti insieme appassionatamente, film del 1965 con un incasso di 2 miliardi e 549 milioni di dollari. E solo al quinto posto Avengers Endgame. In quarta posizione un altro film di Guerre Stellari, Il quarto capitolo, Una nuova speranza, film del 1977 diretto naturalmente da George Lucas, che ha incassato 3 miliardi e 43 milioni di dollari. Le posizioni 3 e 2 invece rimangono invariate, infatti troviamo in terza posizione Titanic e in seconda posizione Avatar. E al primo posto, ragazzi, che film ci sarebbe tenendo conto dell'inflazione? Via col vento, capolavoro di Victor Fleming del 1939 che ha incassato in rapporto con l'inflazione 3 miliardi e 706 milioni di dollari. Bene ragazzi, quindi questa era la classifica dei film con il maggior incasso della storia, anche tenendo conto dell'inflazione. Cosa ne pensate? Come sempre, se volete lasciatemi un commento qua sotto, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui, su Through the Looking Glass, mi raccomando. Ciao a tutti!